Vi ricordate la canzone di Elio e le storie tese, Cara ti amo? Qualsiasi cosa lui proponesse, a lei non stava mai bene. Beh, insomma, questa canzone mi ricorda un po' l'atteggiamento del popolo italiano con tutti i governi. Di qualsiasi colore essi siano, non va mai bene nulla. Premesso che non sono né di destra, né di sinistra, né di centro, mi prendo però la libertà di poter esprimere il mio libero giudizio quando qualcosa mi piace e soprattutto quando non mi piace. Si sente parlare in questi giorni di controllo sui pagamenti voluto dal governo per contrastare l'evasione fiscale. Ora, l'evasione fiscale non piace a nessuno quando tocca agli altri, ma quando si tratta della nostra, siamo subito pronti a giustificarla perché tanto c'è chi fa peggio. Che c'entra tutto questo con il controllo dei bancomat? Facciamo un recap di ciò che è successo sino ad oggi. Nella legge di bilancio 2020 è contenuta una norma secondo cui tutte le spese sostenute con carta di credito, bancomat, bonifico o assegno potranno godere di una serie di detrazioni fiscali, le stesse che sino ad oggi erano ammesse con il semplice scontrino. Questo però non toccherà le medicine in farmacia, proprio perché di solito sono gli anziani più avvezzi alle banconote e meno propensi all'uso dei bancomat. Che c'è di cattivo in questo? Che molte persone non abituate alle carte perderanno i benefici perché invece abituate al vecchio contante, così al momento di presentare la dichiarazione dei redditi si accorgeranno di non poter più beneficiare delle detrazioni. Che c'è invece di buono? Che sono state aggiunte nuove detrazioni, come quella per i lavori sulle facciate dei condomini, quella magari per l'idraulico e altre contenute in una serie di emendamenti. Potrebbe essere la porta per consentire finalmente di scaricarci dalle tasse le comuni spese, come quelle per l'avvocato di famiglia, anche questa peraltro inserita tra gli emendamenti alla legge di bilancio. C'è poi chi si spera che in questo modo, alla classica domanda "le serve la fattura o lo scontrino?", il cliente ti guardi male in faccia come magari se gli stessi chiedendo "vuoi sniffare un po' di droga?". Insomma, il punto è che l'evasione da noi è tollerata perché è considerata una forma di autotutela contro lo Stato. Quando vorremo smettere di autogiustificarci? Questa è la legge.